grazie di essere intervenuti. Cominciamo con la scaletta che rigorosamente mi hanno detto di seguire, quindi faccio partire l'inno. Grazie. Azione, fratelli e sorelle d'Italia, questo è il nostro inno. Ragazzi, complimenti, mi avete commosso, bravi, 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 è la canzone più bella del mondo questa, così, così, così. Allora, grazie, buongiorno a tutti, chiedo un permesso ai genitori, come ho fatto l'altra volta a Sissa, ci sono problemi di privacy per le foto dei vostri ragazzi? Ok. Chi taccia consente, non vedo niente. Astenuti, contrari, nessuno. Ok, si può. Grazie mille. Allora, oggi diciamo che completiamo quello che è lo sforzo di questa amministrazione comunale nei confronti dei servizi educativi, soprattutto degli edifici scolastici. Oggi vi facciamo vedere, vi mostriamo 8 nuove aule per i vostri ragazzi, per i nostri bambini e bambine. Siamo molto orgogliosi del cammino che abbiamo fatto, con oggi completiamo, è un intervento che rientra nel PNRR ed è un intervento da 1.200.000 euro che va a sommarsi agli altri interventi, quindi per quanto ci riguarda molto molto contenti. Ringrazio soprattutto il supporto che ci hanno dato i nostri tecnici, l'ufficio tecnico lavori pubblici, che chiamerei qua di fianco a me, grazie, l'architetto Bonoli e la geometra Mirka Grassi, oltre chiaramente all'architetto Pedacchio, Ravanetti e geometra Rossi, e anche i servizi educativi con responsabile Gianluca Diemi. Vorrei che due cose sullo sforzo, sull'impegno che ha dormito qua parecchie notti, non lo sapevamo, ma è stato così. Ha attaccato un po' di scotch, ha fatto qualcosa anche lei. No, veramente, grazie a tutti. Per me è un piacere, un onore. 2 mesi e mezzo poi chiudo. Ma lascio degli edifici a posto, gli edifici in sicurezza, e quindi lascio il futuro a questo territorio. Grazie a tutti. Ok. Niente, io voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo progetto. Scusate, ma sono abbastanza emozionata perché con questa scuola concludiamo degli anni molto impegnativi. Noi del settore opere pubbliche, dove veramente ci siamo impegnati con la realizzazione di 2 nuove scuole, il miglioramento sismico della materna e nido di Trecasali, quindi per noi sono stati anni molto molto impegnativi che ci hanno portato ad avere molte soddisfazioni.
Quindi ringrazio innanzitutto l'amministrazione per la fiducia che ha riposto in me facendomi seguire questi due progetti, l'architetto Bonogli, mio responsabile, e i miei colleghi che mi hanno permesso di poter realizzare i progetti, non per ultimo la scuola, l'istituto comprensivo, che veramente senza la collaborazione dei dirigenti, degli insegnanti, dei collaboratori scolastici non saremmo riusciti a realizzare tutto quello che abbiamo fatto. In questo plesso troverete appunto 8 aule, come è stato detto, alcuni saranno laboratori, ci sarà un laboratorio creativo, un'aula relax, una sala lettura, altre saranno aule, dopo comunque saranno le docenti, la dirigente ad allestire, li troverete già arredati, però poi verranno allestite secondo le esigenze. E niente, dopo vi faremo fare il giro. Allora, niente, purtroppo l'unica cosa che non potremo permettere il ritorno dalle vacanze pasquali sarà l'ingresso dei ragazzi a scuola, perché come potete vedere mancano alcune opere esternamente, opere che ci permetteranno di avere, diciamo, dal punto di vista amministrativo tutta la documentazione necessaria per permettere l'accesso dei ragazzi a scuola. Quindi sarà momentaneamente rimandata l'entrata dei ragazzi, però insomma noi contiamo di terminare nel più tempo breve possibile. Un'ultima cosa, ringrazio appunto i tecnici che hanno collaborato con me, l'ingegner Luca Colla, che è stato fondamentale, è stato progettista, direttore dei lavori, che mi ha supportato e sopportato veramente molto. La ditta Euro Costruzioni Group di Cosenza, che è stata la ditta appunto che ha realizzato la scuola, e tutte le altre ditte subappaltatrici e che hanno subaffidamenti che hanno lavorato. Spero di non dimenticare più nessuno. E niente, grazie bimbi a tutti voi che poi usufruirete delle nostre scuole. Grazie a tutti. Allora, anch'io mi unisco alla scia dei ringraziamenti. Grazie veramente all'amministrazione comunale per quanto fatto. Riporto le parole di Loris Malaguzzi quando parla che lo spazio è il terzo educatore assieme ai docenti e ai genitori. Ecco, lo spazio parla e ci racconta veramente l'attenzione che questa amministrazione ha messo per chi questo spazio lo vive tutti i giorni e anche a tutte le ore, direi. Quindi grazie di cuore all'amministrazione, ai collaboratori e a chi ha creduto sempre in questo progetto. Grazie. Adesso io non conosco la scaletta, un ultimo ringraziamento lo faccio alla preside, a chi è venuto prima di lei e anche a tutto il corpo docenti e al personale ATA per aver sopportato un po' di disagi in questi anni, ma credo che ne sia veramente valsa la pena perché adesso abbiamo degli edifici stupendi. Siamo il primo comune in provincia, in regione, non lo so, siamo uno dei primi comuni. Grazie a tutti davvero, grazie. Facciamo